Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio studio mobile. Io sono Menaz, lo zio Menaz. Buona domenica a tutti quanti voi. C'erano una volta le grandi squadre. Vabbè, ci sono ancora, o comunque ce ne sono un paio. Però, come detto già anche in precedenza, ormai la Serie A non ha più quasi senso. Un po' tutti i tifosi si stanno annoiando e l'unico scopo di questa Serie A, almeno per noi tifosi, resta il fantacalcio. Però, viste le partite di ieri, Inter Udinese 1-0, Torino Juventus derby della Mole 0-1, ma nemmeno più quello c'è. Ormai diciamo la Juve, che è la squadra che sta stracciando il campionato, la superpotenza, e non dà soddisfazioni più nemmeno per il fantacalcio. Cioè, almeno una volta chi aveva i giocatori delle grandi squadre quasi sicuramente arrivava a premi. Non dico vincevi il fantacalcio, però almeno arrivava a premi. Ma vediamo la Juve di quest'anno. Vince tutte le partite, perché le vince tutte. 1-0, 2-0. Che poi segnano sempre gli stessi giocatori. Sto Cristiano Ronaldo ci ha rotto palla. Vabbè, diciamo che chi ha preso Cristiano Ronaldo ha speso anche un sacco di soldi, e va bene quello che fa Cristiano Ronaldo, ma almeno negli anni scorsi segnavano un po' tutti. Pjanic ne ha fatto un gol, sto Pjanic. Dybala, ma che fine ha fatto Dybala? È scomparso. Un poco meglio sta facendo Mandzukic, ma comunque fanno uno dei gol a partita che per il fantacalcio non servono a un beata minchia. Poi la Juve spesso segna sui calci di rigore, quindi non c'è nemmeno l'assist. Ieri, diciamo, il calcio di rigore per la Juve c'era tutto, era sacrosanto, per amor del cielo. Però ci potevano essere almeno un paio di rigori per il Torino, ma non per criticare la Juve, per amor del cielo. Proprio da chi c'ha Belotti poteva aspettarsi un più 3 insperato contro la Juve. Ma piate pure l'Inter. A buon l'Inter è sempre che la squadra che segni proprio ste che fasura ama la pazza Inter 1-0. Ma che fine ha fatto Perisic quest'anno? Cioè, non ha buttato bonus, niente. Ieri addirittura non ha nemmeno giocato, mamma mia. Non parliamo poi delle altre squadre. Lazio, squadra che l'anno scorso vinceva 3-4-0, che stanno pure lei 2 gol al massimo, e li fa quasi tutti immobile. Milinkovic Savic, ma che fine hai fatto Milinkovic Savic? Che quest'anno mi ho speso, mi sono dissanguato per prenderti. L'anno scorso mi hai fatto arrecreare, mi hai dato tante soddisfazioni, quest'anno hai fatto mezzo gol. Dai Milinkovic. La Roma non ne parlammo. Dzeko scomparso proprio. La Fiorentina, boh, Chiesa e Simeone pure loro si stanno proprio divertendo. L'unica squadra che dà gioie al fantacalcio, nemmeno a dirlo, e lo pensa pure i tifosi della Juve, un po' tutti i tifosi lo devono ammettere, è il Napoli. Sì, perché il Napoli comunque segna. Non è, diciamo, ma il miglior attacco ce l'ha la Juve. Sì, è vero, se la sta giocando con il Napoli, però almeno il Napoli vi dà soddisfazione. Insigne, Mertens, Milik, Fabian Ruiz, Zielinski. Diciamolo, quando il Napoli vince 2-3-0, che non parlo della Serie, non sto parlando di calcio adesso, sto parlando di fantacalcio, vi dà delle gioie. Sì, il Napoli non ha la certezza di chi gioca tutte le domeniche, perché Ancelotti fa molto turnover, però qualche gioia ce le sta regalando. Vabbè, io ieri mi aspettavo qualcosa di più. Vabbè, a parte i due della Juve che l'abbiamo preso, ok. Avevo contro Mandzukic e mi fa piacere che non ha segnato Mandzukic, quindi mi sta anche bene l'1-0 della Juve con gol di Cristiano Ronaldo. Mi sarei aspettato uno stop della Juve. Allegri continua a dire che questa classifica è bugiarda. La vera classifica la vedremo il 29 dicembre, cioè quando, dopo che si sarà giocato Inter-Napoli. Perché secondo me si aspetterà Allegri di stare in quel momento su un più 13, un più 14, un più 15. Io spero che finiremo l'anno, non dica a meno 8, però a meno un meno 6. Chi lo sa? Ma vedremo. E poi, detto tra di noi, Allegri non sopporta proprio. Ma come mangia facile? Mi è proprio antipatica. Diciamo, quasi tutti gli allenatori della Juve non mi sono mai stati simpatici. Però, onestamente, Capello, Conte, con tutti i difetti che tenevo, avevano la mia ammirazione, la mia stima. Ma Allegri proprio non se ne scende proprio. Ma
Vabbè, ragazzi, vi auguro una buona domenica. Speriamo che questa domenica fantacalcistica vada un po' meglio, perché a livello di calcio la Serie A è finita. Beh, non si può mai sapere. Può essere che la Juve, ma non lo so, vediamo. Ma non perché Napoli deve vincere lo scudetto, ma per dare bello, per ci fa divertire, no? Dai, ragazzi.